Ciao amici di Italia Top Games, cerco di completare la seconda sfida della Bruno Fernandes Cup e l'obiettivo è di completarle tutte e tre per vedere cosa succederà giovedì prossimo, quando sarà, e scoprire questa seconda parte. Tanto, finalista non sarò mai, però almeno per mostrarvi in video la prossima settimana come funziona questa Bruno Fernandes Cup, perché poi se la prospettiva è quella di dover fare 15 partite, eccetera, eccetera, per me sono troppe, non ho il tempo. E quindi non la farò, però cerco di almeno mostrarvela. Sempre Italia contro Italia, ditemi un po', avete sempre incontrato giocatori italiani o anche altri? Perché mi viene il dubbio che in questo momento sia solo tra italiani, oppure solo un caso. Ragazzi, non vi preoccupate, il campionato torna, non sia mai, torna, però ecco, una piccola digressione nella Bruno Fernandes Cup la faccio. Allora, Berardi è giù, quindi subito andiamo a mettere dentro Insigne, e spostandolo Berratti è giù, andiamo a mettere dentro Jorginho. Certo che una rosa un pochino più ampia ci sarebbe piaciuta. Acerbi è su, quindi lo metto a posto di Chiellini. Emerson, Di Lorenzo, non c'è uno Spinazzola, vabbè. Stile gioco di squadra, sapete che il mio è il contrattacco. Ieri ho voluto provare possesso palla, ma ho fatto poco. La formazione lascio quella, non ho neppure Tonali da scegliere. Andiamo a mettere dentro Locatelli. Eccola qua, adesso ci siamo sostanzialmente. È la formazione migliore che posso mettere in campo. Andiamo a giocare la prima partita, c'è da fare 4 punti, un pareggio e una vittoria, e da qui non se ne esce. 3 partite, quindi se male che vada abbiamo la possibilità di fare una seconda, di avere anche una sconfitta nelle tre, ma vorrei cercare di riuscire a fare il tutto in 2 match. Vediamo come va e vediamo se il contrattacco mi porta ad avere migliori performance rispetto a ieri, anche se l'avversario, il Calevarinare Fox, era veramente forte. Poi fa parte del gruppo di Football Italy, uno dei tanti gruppi di PES Italia su Facebook. Va bene, vediamo che succede. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare e dai, però un motivo per tornare a casa soddisfatti. Io sono gli azzurri, per la sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Immobile. Pallone interessante in verticale. Barella. Di Lorenzo. Prova a darla profonda nello spazio. Qui ha cercato il traversone. Insomma, poteva farlo meglio. Buono. Vai Chiesa, vai. Emerson riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Sceglie di andare per vie verticali. Palla al centro. Io non capisco come abbia potuto commettere un errore così grossolano. Dai ragazzi, su. Capita anche ai migliori qualche volta. I tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui, perché questa era una potenziale occasione. Calcio di punizione per l'Italia. Ma dove? Rimango sempre basito. Chiellini. Emerson. Ci prova con un pallone profondo. E passa. Palla intercettata. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Verratti sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo, ottima scelta di tempo. Marco Verratti cerca di lanciare il compagno. Chiesa. Buono. Dalla Insigne. C'è l'opportunità per il contropiede. Può tenere la porta da lì.
peccato. Il cross è controllato dalla difesa. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. E ora deve concludere. Colpisce. Ah, bravo, bello, bello, bello. È uscito vittorioso da questa bella azione, complimenti. Non c'è alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Ha spazio sulla fascia. Intercetta il passaggio, pericolo. Errore qui, pallone sprecato. Chiesa. Locatelli. Ecco un'occasione di contropiede. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Decide di giocarla in profondità. Ecco Immobile. Giocata nello spazio, in profondità. Supera il diretto avversario. Ecco il traversone. C'è il colpo di testa. Bella azione, peccato non siano riusciti a concretizzare. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Chiesa. Marco Verratti. Palla in avanti verso il compagno. Berardi. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Jorginho. Occasione per il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Trova il compagno in ottima posizione. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Dai, buono, buono, buono. Bello. Ah, incredibile. Bello, bello però il passaggio di Insigne. Non si è fatto superare. Immobile che lancia i calci d'angolo. Tenta di allontanare il pallone. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Berardi. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Ci prova con un passaggio filtrante e il passaggio non arriva a destinazione. Devono pensare a soluzioni più... Chiesa! Buono lo stop. Luce, luce. Intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così tempo di pensare, il pericolo è assicurato. Se ne va. Eh no. Pericolo. Peccato. Peccato, 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 peccato. Dai ragazzi, almeno pareggiare, almeno pareggiare. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita... allora, che possiamo fare? Sì, niente, niente. Non abbiamo nessuno da mettere. Non sarei sorpreso di vedere un paio di... Dai ragazzi, dai. E chi? Queste rose minimaliste con pochissimi giocatori disponibili. Papà. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Hanno deciso di arretrare baricentro, Luca. Secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì, buono. Penso di sì. La soluzione tattica mi sembra quella. Mirano a riconquistare la palla nella propria metà campo, chiudendo tutti gli spazi per ripartire in velocità, ribaltando il gioco.
Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. E qui diciamo grazie a San Gigio Donnarumma. Ha eretto un muro in difesa. Pallone interessante in verticale. Cross di Berardi. La gioca dietro. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Libera il compagno meravigliosamente. Pellegrini ci prova con un pallone profondo. Fa sfondo. Calcio di punizione per l'Italia. Ma Immobile che mi tira le punizioni, ma... Buon pallone recuperato, un contributo entusiasta anche alla fase difensiva. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Va via in profondità. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. C'è la palla lunga, in avanti. Cercano l'azione veloce. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Vince il duello, la fa sua. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti, devono spingere. Esatto. Immobile! E vai! Ecco il pareggio. Grandi ragazzi. Andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. Grande Ciruzzo. Ciruzzo. Andiamo un po' qui com'è la situazione. Dai. Ancora abbiamo un po' di energia a nostra disposizione. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Può dare la scossa che serve ai suoi, questo è sicuro. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. No. Baltino. Dai. Che erroraccio che ho fatto, che erroraccio. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. E passano in vantaggio. Insigne. Prova a darla profonda nello spazio ed ecco che viene servito sulla fascia. Emerson ha coperto un bel po' di terreno per partecipare alla manovra d'attacco. Supera il diretto avversario, sceglie di andare per vie verticali. Immobile. No, sbagliato alla grandiosa. Emerson. C'è Lorenzo Insigne. Insigne. Vediamo dove può arrivare. C'è retropassaggio. Occhio alla conclusione. Ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata. Dentro Cristante per disperazione. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Numero 5 viene sostituito con il numero 4. Attenzione alla sostituzione. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Pallone interessante in verticale. Non c'è fuorigioco, si va. E dai. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo.
prova sulla palla e interrompe l'azione. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Non è che sono superficiali, è che rispetto al Dream Team c'è un lag maggiore, secondo me, nei comandi rispetto al campionato. Boh, vabbè. Chiesa, Barella. Non manca troppo alla fine, sono ancora indietro. Difficile riprenderla a questo punto, no Luca? Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. Traversone di Di Lorenzo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo tenendo... Vai Chiesa, vai. Vai. E passa. Cos'ha combinato? Per quanto poco. Ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Ci prova con un pallone profondo. E sbaglia completamente il suggerimento. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la situazione. Dai, dai, così. Ultima azione. Chiesa se ne va. Cross in arrivo. Palla del portiere, ha bloccato senza problemi. Finita, dai. No, no, ancora. Adesso sì. Male, 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 male. Abbiamo perso. Giocatore tosto. Che giocatore tosto. Tutti i giocatori tosti. Io mi aspettavo una passeggiata. Dicevo, giocatori da settima, ottava divisione. Invece due partite, due giocatori che... con uno ho pareggiato, con uno l'ho persa, anche se di misura. Dai, vediamo se ce la facciamo lo stesso. Vediamo, vediamo, vediamo. Mannaggia, oh. Peccato. Vittoria la vedevo brutta, ma un pareggio ce la potevamo fare. È però andata così, ragazzi, e niente, si accetta il risultato e si torna a lottare per fare 4 punti, un pareggio e una vittoria. Vediamo che succede. Procediamo. Sempre Italia. Ok, vediamo. Bianchi stavolta. Signore e signori, allora, Bonucci giù. Dentro il bastone. Dentro Insigne, solito cambio. Oh, Verratti oggi è su. Il resto Bernardeschi no. Berardi no, Belotti, Giorginio, Locatelli no. Bene, questa è la formazione ideale. Stile gioco di squadra. Contrattacco. Dai, dai. Speriamo di fare meglio di prima. Vincere, se non l'ultima. Arrivare con solo un risultato su due è dura, però dipende sempre dalla qualità dell'avversario, quindi vediamo che succede. Non so, voi come trovate il gameplay della Bruno Fernandes? Io la trovo più, come dire, che è meno leato, meno, più che stenta. Ben trovati amici da casa all'ennesimo. Comunque, capitolo di adesso pensiamo a vincere. Regalato tanti colpi di scena e momenti salienti. Un torneo che vede contrapposte molte squadre nel tentativo di ergersi sopra le altre. I tifosi dei due club avvertono l'importanza della partita di oggi e fanno la loro parte per far sentire alla propria squadra tutto il loro sostegno. Dal primo al 90. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Barella prova a darla profonda nello spazio.
riceve in ottima posizione. Tocco preciso. Barella! Ah, io sono gli azzurri come mi fa. Per pochi centimetri. Chiesa. Cercano un'azione veloce. Ottima progressione, palla al piede. Emerson. La palla verrà rimessa in allora, le mani. Ma come? Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Se ne va con un gioco di prestigio. Supera il diretto avversario. Palla intercettata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Emerson. Qui può partire il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Mannaggia. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Pallone interessante, in verticale. E ora deve concludere. Porca vacca. Perfetta la parata. Ottima iniziativa offensiva. Porca vacca. È stata la reazione del portiere. Errore qui, pallone. Prova a tirare. Dai, dai, dai. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. C'è il colpo di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Terzo è sempre immobile qua. Ancora zero per gli avversari. Va di testa ed evita il gol. Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Ok, la fiera del calcio d'angolo ancora. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Ancora nessuno per i rivali. Incornata. Colpo di testa che si perde sul fondo. Dai. Dai, dai, dai. Sceglie di andare per vie verticali. Vede lo scatto e cerca la profondità. Pericolo. Idea. Beh, pericolo. Buona, precisione no. Hanno avuto pericolo. Meno occasioni degli avversari. Mi sembra un po' troppo. Provato così. Forse è meglio avvicinarsi. Uff. Immobile. E dai. Bonucci ci prova con un pallone profondo. Si mette in no. Pallone, supera l'avversario. Se ne va. La butta in mezzo. Opportunità di ripartire. Ecco Immobile. Si avvicina alla porta. Parata di Donnarumma. Grande Gigio. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Grande, grande Gigio. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. C'è spazio, occhio! Decide di giocarla in profondità. No. Bene. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Pellegrini.
prova a verticalizzare. Di Lorenzo gioca con un pallone lungo. E passa. Usa le sue doti tecniche. Di Lorenzo. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole, bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Sceglie di andare per vie verticali. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Ecco che parte il cross. Ha letto bene la traiettoria della rimessa dal fondo avversaria. Prova a darla profonda, nello spazio. Emerson prova a spingere sulla corsia di sinistra. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Pallone interessante in verticale. Buono. Deve solo tirare. Parata di Donnarumma. Incredibile. Ci prova di nuovo. Meno male Lorenzinho. Anche alcuni tifosi avversari stanno. Meno male Lorenzinho. Magnifico. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di. Sì, sì, tu sei uno di quello che difende i portieri. È difficilissimo leggerne la traiettoria. Lo sei, lo sei. Ah. Il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. I tifosi volevano proprio questo. Lorenzo Insigne. Porca vacca, oh. Rete da manuale del calcio. Mannaggia la miseria, Insigne. E siamo di nuovo in parità. Una sfida senza esclusione di colpi. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare Immobile. No, ma porca vacca. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. E passano in vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Eh sì, pure. Ecco il filtrante per Immobile. C'è l'opportunità per il contropiede. La gioca sulla destra. Spinge sulla fascia destra. La gioca in mezzo. Può provare. Ale. Tutto da rifare. Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Partita pirotecnica. Pirotecnica. In 8 minuti 4 gol. Vabbè. Ha mostrato una prima parte di gara eccelsa sotto il punto di vista offensivo. Al pari dell'attacco avversario. E che vuoi cambiare? Bernardeschi? No. Bella partita, abbiamo già assistito a 4 gol alla fine del primo tempo. C'è parità, ma c'è anche grande divertimento. Ragazzi, forza. E comincia la seconda parte di gara. L'Italia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. Quale Italia però? C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Di Lorenzo. Traversone di Di Lorenzo. Pellegrini. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Supera il diretto avversario. Sceglie di andare per vie verticali. E Gigio c'è. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. La gioca a sinistra. Può tenere la porta da lì. La sfera verrà rimessa in gioco dalla bandierina. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Gli avversari rispondono con 4. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Stanno abbassando la linea difensiva, Fabio.
credo abbiano deciso di colpire in contropiede gli avversari. Sì, Luca, lo penso anch'io. Vogliono rimanere compatti dietro e poi sfruttare il campo in ripartenza. Dovranno essere bravi a difendere nell'ultimo terzo di campo e ribaltare il fronte d'attacco con rapidità. Palla dentro di Chiesa. Pellegrini. La gioca in profondità. Chiesa. Provano a partire in velocità. Ci prova con un pallone profondo. Di Lorenzo. Ecco il filtrante per Immobile. Prova con il tocco basso. Vede lo scatto e cerca la profondità. Dai, però. L'ultimo passaggio impreciso. Poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona. L'esecuzione un po' meno. Il portiere la calcia lontano. Ha letto bene l'azione. Ottimo intervento. Pellegrini. Vai. Prova a darla profonda. Nello che leggerezza. Devono stare più attenti. Ma non si insegna. Ma. Difesa pulita ed efficace. Stavo già festeggiando per il tiro a giro. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Due per la compagine avversaria. Chiesa! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Pellegrini. La mette sulla sinistra. Lorenzo Pellegrini. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sceglie di andare per vie verticali. Crossa il pallone a centro area. Ma dai. La palla verrà rimessa in gioco con il loro sesto angolo della gara. Due per Siamo con Berretti. No. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Scodella in avanti. Chiesa se ne va. Ottima discesa sulla destra. Palla dentro di Chiesa. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Emerson ha spazio per affondare. No. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Ci prova con un pallone profondo. Calcio di punizione per l'Italia. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Ma Immobile, oddio, perché? Pallone interessante in verticale. Ma che fa? L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Emerson si fa trovare pronto e si appropria del pallone. Vede lo scatto e cerca la profondità. Per quanto Hanno poco non è passato. La manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Allarga il gioco a destra. Interessante azione sulla fascia destra. Chiesa e passa. Cerca cross. Grande intensità in questi minuti. Non è detto che finirà così. Intercetta il pallone, ben fatto. Barella, Immobile. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Di Lorenzo. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Non manca molto alla fine. Provano a spingere per trovare il gol della vittoria.
Il quarto uomo indica il minuto di recupero. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. A sinistra con il passaggio. Lorenzo Insigne. Ecco il filtrante per Immobile. Immobile! La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Dai, dai, un ultimo tentativo. Bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. Sceglie di andare per vie verticali. Ci mette una pezza, ben fatto. No, peccato. L'arbitro ha già guardato l'orologio. E vabbè, dai, l'ultima decisiva, c'è da vincerla, c'è da vincerla. Hai fatto una sconfitta, un pareggio, adesso cerchiamo di fare una vittoria. Dai ragazzi, dai, vincere la seconda challenge, non per i 30.000 GP, ma sapete per che cosa. Vediamo, vediamo se ci riusciamo. Due tacche no, non lo accetto. Almeno quattro. Ma vedo un... Boh, a me pare che in campionato giri meglio l'online, che vi devo dire, non lo so. Vedo un lag profondo nella Bruno Fernandes Cup. Sarà una mia sensazione. Saranno i giocatori differenti, non lo so. Pim, 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 pim. Dai, con due tacche, no. Due tacche, no. Almeno tre, dai, almeno tre. Comunque, il venerdì per giocare non è mai un giorno particolarmente buono, vedo. Quasi sempre il giorno peggiore, non so il perché. E accettiamo a due tacche, ragazzi, rischiamocela. E mi dà tutte e due tacche e prendiamo due tacche. Niente, non mi prende neanche. Ah, sì. Vediamo un po' che combiniamo con due tacche, vabbè. Allora, andiamo avanti. Ok. Attenzione, signore e signori. Ricordiamo a ecco, Verratti e Pellegrini sono giù. Insigne subito dentro. Allora, Jorginho al posto di Verratti, al posto di Monucci, Bastoni. A posto di Pellegrini e abbiamo solo Cristante, pure Cristante giù, Locatelli. Sì, c'è altro da fare. Ah, sì, la tattica. La formazione se la proviamo a fare la 4 no, la 4 2 1 3. Eccola. Ok, come sono abituato a giocare, facciamo un cambio qui. Eccola. Sì, va bene così. Mad, perfetto. Proviamo un po' a giocare con la mia solita formazione, se le cose cambiano. Non mi ci ritrovo col 4-3-3. Vediamo così. Mamma mia, che rischio fare con due tacche, ragazzi. Speriamo bene. L'avversario ci sta pensando. Questo Swash mi preoccupa, eh. Mi pare che è uno... di averlo già incontrato. Speriamo di sbagliarmi. Di essere molto in alto nelle divisioni. Spero di sbagliarmi. Adesso ci proviamo. Se riusciamo ad iniziare a giocare, forse.
Che perché siamo già a 40 minuti, più di un'ora. PlayStation 5 non registra, quindi rischiamo di non registrare tutto il match. Se la sta... Però, vabbè, non c'è più il rematch, eccetera. Dovremmo starci nell'ora. Però, ecco, adesso siamo arrivati a 40 minuti. Vabbè, dai. Mamma mia, due tacche. Stiamo un po' a vedere. Per me anche quelle di prima erano da due tacche, comunque. Boh, vabbè. Per alcuni questa partita è l'ultima chiamata per la qualificazione, una gara cruciale per le ambizioni del club per raggiungere un nuovo livello. Un'impresa che avrebbe tanti risvolti, non soltanto sportivi, ma anche e soprattutto economici e d'immagine. Servirà una prestazione all'altezza e i tifosi al seguito non faranno di certo mancare il loro appoggio. E allora allacciate le cinture, ci siamo. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Ecco il filtrante per... Colpisce! Bene! Non potevano desiderare un inizio di partita migliore di questo. Un gol nei primi minuti, segnato dal giocatore simbolo, ti dà la carica per il resto dell'incontro. Adesso per gli avversari è tutto in salita. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, no. Ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Si sono assicurati la prima rete, ma ora devono resistere. Lo stadio diventerà una bolgia. È lunga. Se già pensiamo a resistere. Ah, vabbè. E fuori di nuovo. Ci sarà rimessa laterale. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Occasione d'oro. Ecco il filtrante per Immobile. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Chiesa. Barella. La gioca in profondità. Costruiscono la manovra con sicurezza. Pallone interessante, in verticale. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Prova a scavalcare la difesa. Il passaggio non è preciso. Bravo Immobile, bravo Insignolo. Quello rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Prova a darla profonda, nello spazio. Pallone nello spazio. Immobile. No, troppo lungo il passaggio. Eh no, abbiamo regalato un calcio d'angolo, mannaggia. Tutto è pronto per il tiro dalla bandierina, vediamo se sapranno sfruttarlo a dovere. Comunque non vedo differenze nella qualità della connessione, come le partite di prima, se non meglio. Buh. Barella. Buono. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. No, ma fregato. Per così si rischia sempre il contropiede. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Sulla destra. Non si tira indietro e conquista il pallone. Prova a verticalizzare. Buono. Supera il diretto avversario. C'è il tiro! No! Davvero di pochissimo, gran peccato. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Ragazzi, vi assicuro che è meglio adesso giocare che nelle partite precedenti. Ma vabbè, non so cosa dire onestamente. Barella. Temevo in una qualità della connessione orrenda. Alza la bandierina, sarà rimessa con le mani.
errore qui, pallone sprecato. Ci prova con un pallone profondo e passa. Non si lascia abbindolare, recupera palla, prova a tirare e vai. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Molto bene, molto bene, molto niente bene da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Ben giocato, si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. E si riparte da un... Non è ancora finita, siamo solo a un terzo di partita per chiudere l'incontro. E la dobbiamo vincere a tutti i costi. Ecco un'occasione di contropiede. Opta per la scivolata e ha ragione lui. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Lorenzo Pellegrini. Occio. Ora Belotti supera il diretto avversario. Sceglie di andare per vie verticali. Immobile. Ora Belotti. Prova il... Attenzione. Bella parata. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Attenzione. Buona posizione della difesa. Devia la palla in calcio d'angolo. Palla lunga, è lunga. Secondo calcio d'angolo. È lunga. Lungo in questa statistica sugli è lunga. Decide di giocare la corta. Si fa largo con grande chance per tirare. Va rapido sulla respinta. Non perdono tempo. Buono. Spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. No. Suggerimento fuori misura. Pellegrini. Va alla ricerca di un compagno davanti. Pellegrini. Chiesa, palla dentro di Chiesa. Ci prova con un pallone profondo. C'è l'opportunità per il contropiede. Vai. Tratta per Immobile. Guadagna metri. Parata di Donnarumma. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Mette la palla dentro. Libera al momento giusto. Ah, peccato. Peccato. Alla fine della prima frazione di gioco. Luca, le tue la prima frazione di gioco non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Infatti mi sa che per il momento non cambio nessuno. Comunque con questo modulo gioco molto 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 meglio con il 4-2-1-3. Forse questa è la differenza. Magari vedremo. Intanto pensiamo a chiuderla qui la partita. C'è ancora mezzo tempo. Sostituzione per l'Italia. Numero 9. Il secondo tempo è cominciato. Bonucci. Ecco il filtrante per Immobile. Il numero 22. Il numero 13. Ancora una volta la difesa non regala niente. Emerson. Lorenzo Pellegrini. Passaggio sulla destra. Chiesa, parata di Donnarumma. No. Occio, occio, occio. Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo. Occio, occio, occio. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. No. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone.
gioca una palla lunga, provano a partire in velocità. Lorenzo Insigne, pallone interessante in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Riceve la palla. Barella! Nudge. È riuscito a leggere tutto in anticipo e si è portato nella posizione giusta per intervenire. Prova. Clamoroso! No, è incredibile. È decisamente fuori bersaglio questa conclusione. Incredibile, non ha approfittato di questo regalo. Ma qual è il regalo? Emerson. L'affluenza di questa Barella ha già segnato in questa partita. 149 spettatori. L'Italia sembra aver accusato il colpo. Sì, ma devono essere bravi a non perdere la concentrazione. Dopotutto stanno ancora vincendo. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti, devono spingere. Lorenzo Insigne! Ma vieni! Ma non è finita, non è finita. Ha depositato il pallone in rete. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. E si riparte con due gol di vantaggio. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Tanto cercherò di beccarne due. L'azione, la riconquista. Lorenzo Pellegrini. E ora deve concludere. Calcio di punizione per l'Italia. Ottima chance con questo calcio di punizione, possono far male. Devono cercare la porta e cambiare l'inerzia del match con questa punizione. Insigne ci è andato molto vicino e però non ha trovato vicino, la porta. Ma no. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Intercetta il pallone, ben fatto. Prova a giocarla in profondità. Di Lorenzo. Prova a darla profonda nello spazio. Grande movimento nello spazio. Palla dentro, tocca con la testa. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al E corso. Dai. Forse avrebbe potuto calciare meglio, Fabio. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. La gioca sulla destra. Colpisce il pallone. Eh no. Ha avuto tutto il tempo per coordinare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. C'è il retropassaggio. Allarga il gioco a destra. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Se ne va. Hanno ottenuto un fallo laterale. Vediamo. Mobile distrutto. De Berotti pure. Abbiamo Bernardeschi. 73, 76, via. Falso 9 Insigne. E. Sono Berardi. Quanta? 77, ok. E Barella pure distrutto. Non ho un centrocampista, dice sì uno che non ha niente. Non con una freccia così. E allora vabbè. Giochiamocela così.
siamo quasi arrivati a un'ora. L'avversario deve ancora finire. Speriamo di concludere la partita, altrimenti ve lo racconto a parte il finale. Dai, ormai ci siamo quasi, però. Sostituzione, ecco. Per l'Italia. Numero 6. Numero 23. Prova a metterci il piede. Numero 7. Lasciano il Locatelli sul pallone. Il numero 5. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Attenzione, un cambio. Berardi, buona occasione. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Passaggio buono sulla destra. Cercano un'azione veloce. E passa. Chiesa. Palla dentro di gran colpo di testa. Non ci credo. Barella. Barella. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Occasione per il contropiede. Insigne. Passaggio splendido, una chance. Lorenzo, parata di Donnarumma. Che classe, ottimo salvataggio. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. È il momento di difendersi con le unghie e con i denti. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. E dai, ma quello era fallo! Ma dai, era un fallo! Ma avete visto la trattenuta? Ma dai! Ma dai! Tutti si preparano a saltare. E va a colpire di testa. Ah, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, non è stato facile, anzi tutt'altro, però l'abbiamo svangata. Una bella oretta di gioco per fare questa seconda challenge, figuriamoci la terza. Ma adesso faremo qualche partita del campionato, poi ci torniamo dopo nella Bruno Fernandes Cup. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video, speriamo un po' meno ad alta tensione. Ciao!